Rieccoci qui amici di Punto Verde, sempre a Franciacorta in fiore. Dunque, abbiamo parlato di piante grasse, abbiamo parlato di rose e adesso è arrivato il momento delle piante carnivore, un argomento che almeno io finora a Punto Verde non avevo mai affrontato, ma che vedrete è davvero molto interessante. Siamo in compagnia di Valentina Vertua, a cui chiediamo innanzitutto di raccontarci della sua realtà, o meglio del suo hobby, perché voi non siete un'azienda. No, esatto, noi siamo degli hobbisti e come potete vedere qui ci sono le piante carnivore, quindi piante molto interessanti e particolari che non sempre si vedono nelle varie manifestazioni. Infatti è la prima volta, io posso dirti la verità, avevo già visto queste piccoline qui davanti, queste qui più grosse invece no. Raccontaci un po' di curiosità. Allora, le piante carnivore che cosa mangiano? Allora, le piante carnivore mangiano gli insetti, ma non tutti gli insetti, nel senso che solo gli insetti che vengono attirati dal nettare, perché queste piante, soprattutto quelle che più grandi che tu non hai mai visto, producono un nettare, lo producono sopra il cappello e all'interno della bocca, quindi l'insetto è attirato da questo nettare, lo va appunto a leccare e all'interno non c'è soltanto la sostanza zuccherina, ma c'è anche una sostanza narcotizzante, quindi le va ad intontire. Quindi arrivate poi in questo punto, in questo qua davanti, quindi attira con l'inganno praticamente. Attira con l'inganno e il secondo inganno è che arrivato a questo punto per un processo fisico l'insetto perde portanza alle ali perché essendo fatto a tubo quindi cade all'interno, una volta caduto siccome ci sono poi dei peletti all'interno del cono non, invece che salire rimane lì, scendere. Esatto. Ma non ci posso credere, e quindi non si chiude la parte alta? In questo caso non si chiude perché questa trappola, che è questa qui che tu puoi vedere chiamata ascidio, è statica. In questo caso invece la trappola è mobile. Quindi la trappola è mobile, il principio di funzionamento in questi casi di queste piantine più piccole è diverso? Sì, è completamente diverso. All'interno della bocca ci sono tre peletti. Quando l'insetto passa e tocca contemporaneamente questi tre peletti, si chiude la bocca, a volte in maniera molto veloce, e si chiude a mo' di camera, come se si creasse una sorta di stomaco. La pianta produce poi degli enzimi che non fanno altro che andare a degradare l'insetto e quando dopo una settimana circa si riapre troverai soltanto l'esoscheletro, quindi la parte, lo scheletro. Ma non ci posso credere, sono piante malefiche e tu che sei un hobbista e le fai pure crescere. Volevo chiedere di dove sono originarie queste piante? Allora, la maggior parte sono del Nord America, poi ecco, nello specifico alcune anche dal California, eccetera, però la maggior parte è Nord America, quindi sono tutte piante che dobbiamo tenere all'esterno, nulla in casa. Ma pensa te, dobbiamo tenere all'esterno, nulla in casa, quindi significa che hanno bisogno di particolari condizioni per poter sopravvivere? Esatto, sì, condizioni neanche diciamo troppo particolari, nel senso che dobbiamo sempre tenerle all'esterno, pieno sole, dobbiamo però mantenere e dare un'acqua che è demineralizzata perché sono piante con un terriccio molto povero, quindi torba e perlite un 50-50 e di conseguenza non amano acque troppo particolari ma bensì povere, quindi dobbiamo dare o acqua piovana o acqua demineralizzata. Non ci posso credere, quindi palato delicatissimo, mangiano quello che dicono loro, bevono quello che dicono loro, per cui bisogna starci molto attenti. Sono in vendita? Sì, allora queste qui davanti sono in vendita, mentre queste sui lati sono tutte in esposizione. In esposizione, quindi ve le siete tenute voi, perché appunto in quanto hobbisti ve le siete raccattate un po' in giro per il mondo e adesso ve le fate crescere. Esatto, sì, alcune addirittura da seme, quindi insomma alcune hanno tanti anni. Quindi anche con orgoglio. Esatto. Perfetto, grazie mille Valentina, mi hai fatto scoprire un mondo che non conoscevo assolutamente. Ci prendiamo una piccola pausa, voi restate lì.